Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu. Allora, l'altra volta veniamo da una battaglia e rientriamo in una battaglia. L'altra volta avevamo battuto il coach lì in alto. Mi stavi guardando, vero? No, assolutamente no, non eravamo noi, ti sei sbagliata, fidati. Non eravamo, non era Pistrolfo, e purtroppo invece non c'è stata a sentire Antonella Teenager. Ok, vediamo un po' chi ha lei. Oddish, vabbè, Oddish. Aspettate un attimo, non ho cambiato. Sì, ok, io Pikachu, per fortuna, perché sennò ci sarebbe stato un Oddish contro Oddish e sarebbe stato un problema non da poco. Facciamogli subito tuono shock, così lo togliamo in mezzo. Tipo instant, ma anche no, perché è un'erba, Ale. Quindi anche no. Mi sa che è meglio mettere Firou o Pidgeotto come prima. Quindi guardiamo un attimo di fare subito un cambio Pokémon. È bello però rischiare, ok. Mi sono dimenticato di curare Pidgeotto, quindi tento Spiro e vediamo un po' che viene fuori. Si prova. Non so, non ho neanche visto che mosse ha, accidenti a me, quando ho cambiato a caso, perché potevo fare un attacco rapido e fargli un sacco di danno. Però è anche bello cambiare un po' i Pokémon, no, alla fine. Crescita, che gli fa crescita? Cioè, l'attacco aumenta. È tutto, cioè ha un attacco abominevole in questo momento, mi sa che mi disintegra. Ah, beccata, colpisce il bersaglio con il becco appuntito o un corno, o con un corno. Sì, la facciamo, non credo ci sia altro da fare al momento. Non è male, è super efficace infatti, però lui ora userà assorbimento, mi farà un botto di danno e si riprenderà un casino di punti vita, immagino. Abbastanza. Quindi ok, forse è il caso di non esagerare, perché mi ha levato praticamente metà vita con quella mossa. Più di metà vita, quindi un altro colpo mi farebbe morire il nostro... Mi farebbe diventare esausto, detto come si deve, il nostro Spiro. Quindi momentaneamente io proverei un Kakuna, giusto per sperimentare un po' i nostri Pokémon. Ah, veleno spina e coleottero veleno. Io provo a vedere, Vediamo un po' che succede col... nostro Kakuna. Tra l'altro è così potente perché si è rinforzato Oddish. Ora mi riuso assorbimento. Quanto mi toglie? Quasi niente. Quindi questo è ottimo, perché lui si riprenderà quasi niente, infatti. Vediamo un po' veleno spina come funziona. Mille bave cos'era? Scusate, È una mossa coleottero. Chi la usa produce della seta che avvolge i nemici intorno e ne riduce di molto la velocità. Non ne ho al momento il bisogno. Veleno spina, colpisce il bersaglio con un aculeo tossico che può anche avvelenarlo. E ci proviamo allora. Vediamo un po' se funziona veleno spina e come funziona veleno spina più che altro. L'Oddish nemico usa assorbimento. Non credo di averlo danneggiato. Brutto colpo. Wow. Di averlo danneggiato abbastanza. Più che altro voglio riprovare a usare veleno spina. Vorrei avvelenarlo. Però non sta funzionando bene. Lo so che se mettessi Pikachu e usassi attacco rapido ce lo toglieremo di mezzo in tipo 3 nanosecondi. Però scusatemi, ma volevo anche provare un po' questi altri Pokémon, tanto così per vedere un po' come funzionano. Gli altri Metapod manco ci provo, e anche Butterfree io eviterei. Quindi finiamola così. Con il nostro Pikachu gli facciamo fare attacco rapido. Dovrebbe funzionare, dovrebbe toglierlo di mezzo molto rapidamente. Tra l'altro, con il tipo erba mi ci vorrebbe roba tipo fuoco, se non ricordo male. Ah, assorbimento però mi fa male, Se non ricordo male, appunto, l'erba è debolissima al fuoco, quindi... Avergli però i Pokémon di fuoco, dannazione, non ne abbiamo al momento. Dai che con attacco rapido... Immaginavo che gli avessi... Veramente, che gli facessimo un danno allucinante... Quindi, sì sì, aumentati pure tutto il danno che vuoi, guarda, non ti preoccupare che con un altro attacco rapido ti togliamo di mezzo. Perciò fai quello che ti pare, gestiscila come vuoi che non ci sono problemi. Ok, almeno abbiamo sperimentato, sono felice di averli sperimentati i nostri Pokémon, perché non sapevo come si comportavano con, appunto, Pokémon di tipo erba. Contro Pokémon di tipo erba. Quindi mi va bene così. Basta, non mi fa più di lottare. Pistrolfo ha vinto 120 Pokédollari. E otteniamo 3 Pokéball. Ok, perfetto. Benissimo così. Prima che me ne dimentichi, visto che chiedo scusa a chi dovevo salutare nello scorso episodio e me ne sono dimenticato, ci tenevo a salutare Alex2216, Vincenzo Gamers e Christian P. Lo dico adesso perché tanto poi me ne dimentico, quindi poi è un problema, tanto non ho rubato tempo al gioco, quindi va bene, stavamo camminando. Hai messo le Pokéball nella tasca cattura, non è che qui dentro c'è qualcosa, ma anche no, se passo di sopra però c'è quella Pokéball, interessante, ma...
prima di tutto questo, torno un attimo a farmi curare i Pokéball. E i Pokéball? Sì, certo, i Pokémon, e ci ritroviamo lì. Gradisci dei Plumbeo Salatini? La specialità di Plumbeopoli per solo 500 Pokédollari. La vendita è limitata, un pacchetto al giorno. Ma sì, dai, prendiamoceli. Non so che cosa servano, non so che cosa siano, ma ti avviso però, sono molto duri. Attenzione ai denti. Ok, un pacchetto di Plumbeo Salatini. Nella tasca rimedi, che cosa fanno esattamente? Scusate, ce l'andiamo a vedere. Plumbeo Salatini. I salatini tipici di Plumbeopoli curano tutti i problemi di stato di un Pokémon. Alla faccia, ecco perché costano così tanto. Sono ottimi. Perfetto. Riprendiamo da qui. Siamo al coach. Questo tizio immagino che ci farà combattere No, nuovamente, pensavo. Niente male i miei pantaloncini, eh? Sono spettacolari. Ah! Però ci ho parlato io, cioè l'avevo fregato e ci sono andato io addosso. Sono un genio, Matteo Marmocchio. Bello però tutte queste battaglie, le hanno aumentate parecchio, mi sa. Le battaglie contro gli allenatori, non ne ricordavo così tante. Nell'unico Pokémon che ho giocato poi alla fine del primo, io mi ricordo quello che mi narrava l'elemento di disturbo e basta. Comunque abbiamo uno Spearow contro. Proviamo Tuono Shock, il classico Tuono Shock, per vedere se gli fa male o no. Assolutamente no. Bene. Quindi elettrico contro volo direi che funziona molto molto bene. Perfetto. Bene a sapersi così. Sale a livello 5 il nostro Spearow. Ok, benissimo. Sconfitto Matteo Marmocchio. Poverino, ho perso. Disgraziato. 120 Pokédollari e 3 Pokéball. Spero di ritrovare un po' di erba alta. Più che altro con dei Pokémon nuovi. Con dei Pokémon che ancora non abbiamo. Ok, sì, era qui. Per fortuna ci sono andato giusto. Trovato una pozione. Volevo andare a prendere perché avevo visto che c'era quell'oggetto lì. Io l'altra volta ho detto Pokéball, però effettivamente, due episodi fa, avevo detto Pokéball quando le avevamo viste, ma non è che sono Pokéball, sono oggetti. Poi ci può essere anche una Pokéball, ma non è detto. Immaginavo che qui ci fosse un'altra lotta. Sapete cosa? Ce ne sono molte, prima di arrivare alla città successiva. Che ne dici di una lotta contro il mio nuovo Pokémon? Va bene? D'accordo, procediamo. Chi sarebbe il tuo nuovo Pokémon? Vediamo un attimo chi ha lei. Dino, campeggiatore, scusate, pensavo fosse una lei. Chiedo scusa. Nidoran, ok. È Nidoran. Dovrebbe essere maschio dal simbolo, mi sembra. Credo, dovrebbe essere un maschio. Con Pikachu sì? Saprei. Proviamo un attimo perché di livello 7. Proviamo un doppio calcio, giusto per vedere un po' quanti danni gli fa. Gli fa niente. Bene. Infatti non è molto efficace. Non mi ricordo di che tipo è Nidoran. Mi sa veleno e cosa. Ah, però, e ti pareva. Oh, io l'ho usato 3 volte, non mi ha avvelenato nessuno. Loro lo usano una volta e subito vengo avvelenato. Ma poi guardate quanto. Ma ha fatto più effetto il veleno che tutto il resto. Ma che è sta storia? E riusiamo Tuono Shock allora, dai. Vediamo un attimo. Sì, usiamo Tuono Shock. Mamma mia. Tuono Shock invece gli fa un bel po' di danno. Francamente non pensavo, spero. 2 su 2. 2 su 2. Ma che è sta cosa? E io ti finisco con doppio calcio. Tanto non lo usiamo quasi mai. Finiamolo in questa maniera. Finiamolo con doppio calcio. Dovrebbero bastare in teoria. Esatto. Ok, ne è bastato anche uno solo. Ma alla grande così, perfetto. Sì, non è molto efficace, ma chi se ne frega perché è bastato. Quindi non ci interessa. Riceve 38 punti esperienza. E Pikachu sale a livello 12. Buono questo. Ma gli altri Pokémon non mi stanno salendo per niente. Tanto un punto bonus a difesa speciale. E ha delle discrete statistiche. Discretissime statistiche. Peccato che l'attacco è solo a 28. Vorrebbe imparare doppio team. Cos'è doppio team? Allora, fai dimenticare perché voglio vedere cos'è doppio team prima di tutto. Ho bisogno di saperlo. Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso, che aumentano la capacità di elusione. Sì, mi piace questa. Al posto di colpo di coda. Colpo di coda era uno schifo, no? Agita la coda per distrarre i nemici che ha intorno e riducendone la difesa. Non è male, ma non mi piace, non la uso mai. Preferisco le copie illusorie per non farsi colpire, piuttosto che diminuire la difesa all'altro. Preferisco così. Poi magari voi mi verrete a dire che ho fatto una castraneria clamorosa, ho fatto una cavolata tremenda. Però, per com'è il mio modo di giocare in generale nei videogames, preferisco in questo modo. 140 Pokédollari ottenuti e 2 Megaball. 2 Megaball. Ok. Bene. 2 Megaball.
E che è? Ma non posso fare un passo, che mi fermano. Anche è viola, ha i capelli viola questa, bellissimi. Credevi di sfuggirmi? No, purtroppo ero già dato per vinto, cioè per beccato. Ahimè, purtroppo per me. Dominique Picnic Girl. Manda in campo Nidoran. Ok, questa è femmina. Io spero di aver preso sui simboli, perché sono sempre stato negato io sui simboli in quel modo. Infatti la mia tragedia è sempre stata nei bagni, quando ci sono solo quei simboli senza i simboli disegnini. Sempre stata una tragedia assurda. Allora, Tuono Shot gli faceva un male cane. Io vorrei provare a utilizzare doppio team subito per vedere che succede. Sì. No, bellissimo. Ma quanto è bella questa mossa. Figata di mossa, l'illusione di Pikachu aumenta. Ok, usa graffio, ci prende? Ti pareva? Ma qual è? Cioè, voglio dire, ma sicuramente. L'ho visto che il veleno ha effetto. Va bene. Sarà cumulabile o no, doppio team? Piacerebbe saperlo, in effetti. Se fosse cumulabile sarebbe buono. Uso Tuono Shock perché almeno lo, appunto, lo evaporiamo quasi subito. Lui colpo di coda e chi mi prende, ovviamente. Sì, perché colpo di coda mi sa che prende a prescindere. La difesa di Pikachu diminuisce, il veleno ce lo prendiamo. E intanto quella barra della vita va sempre più giù. Dovrò curare il nostro Pikachu. Provo un attacco rapido per vedere se è super efficace o meno. Non viene scritto. Credo che comunque gli avremmo fatto parecchi danni. Vedo anche che col passaggio di livello il veleno non si cura, non viene curato in automatico. Quindi ok. Pidgeotto vorrebbe imparare attacco rapido. Ma anche sì! Ma anche sì, ragazzi. Ma dov'è la cosa? Cioè, ma anche sì. Allora, al posto di Speculbossa potrebbe tornarci utile, però Turbo Sabbia cos'era? Getta la sabbia in faccia al bersaglio e ne riduce la precisione? No, ma azione. Dovrei levare azione. Però fa 40, alla fine di danno. Sono indeciso tra Turbo Sabbia e Speculmossa. Toglierò Turbo Sabbia momentaneamente. Se per ora facciamo così. Poi magari siamo sempre in tempo a fargli riattaccare, a fargli reimparare qualcos'altro. Quindi ok, tolta di mezzo anche Dominique. Già finito? Già sì. Alla fine è andata così. 140 poche dollari, bene. 2 Megaball. Qui ora iniziano veramente a buttarti addosso Pokéball come niente. Che c'è in questa erba alta? No, vieni qui. Ti adoro tu. Ti adoro. Grande. Senshiro? Si chiama... Sì, Senshiro, ok. Ragazzi, grazie. Questa è tutta roba di Pokémon Quest, questa, veramente. Grazie a voi per avermi fatto imparare un bel po' di nomi giocando a Pokémon Quest. Io vi ricordo che potete trovare la serie sul canale. Serie completa, parte la parte proprio successiva al finale del gioco. Che quella non l'avevo completata, però manca più poco anche lì. Evviva! Bene, catturato Senshiro, ok, ottimo tiro, un sul colpo, lancio tecnico. Punti esperienza 54. Tanta roba. Siamo a livello 1, ok, Spearow, Kakuna e Butterfree. Sale a livello 6. Bene, sale a livello 6, ma mosse niente, eh. Comunque è bene che mi salgano di livello, perché a parte che Kakuna prima o poi si dovrebbe anche evolvere. Ma... è un bene che mi salgano, perché sono un livello piuttosto basso purtroppo loro al momento. Questo Senshiro di che livello è, scusa? A parte... oh, di tipo terra, finalmente! Pokémon topo. Ottimo! Il suo corpo è molto asciutto, ma si dice che quando di notte la temperatura si abbassa, si ricopra di fine rugiada. Che belle le descrizioni! Che belle le descrizioni del Pokédex! Mi piacciono veramente un sacco. Ce ne sono altri Pokémon qui? Ho visto un Rattata, quindi me ne vado, fermi. No, prendila, fidati, c'è un oggetto. Profumo invito. Non ci interessa il profumo invito. Ce ne frega proprio niente del profumo invito. Salta giù. Ne volevo evitare uno e alla fine... da! Sono colpito l'altro. Ormai in questo episodio volevo arrivare almeno alla prossima città o almeno a un qualcosa, sinceramente. Spero che tutti questi combattimenti, queste sfide vi piacciano. E Greg piglia mosche. Dannazione, mi sono dimenticato di mettere Senshiro in lotta, in squadra. Mi piaceva averlo. Un peccato, guardate un po', qui c'è il nostro Kakuna. L'altra volta Kakuna ci aveva veramente dato del filo da torcere. Vediamo un po' se stavolta è uguale. Ale, non hai curato Pikachu.
Meno male, così almeno non avrebbe, non dovrebbe aver avuto effetto il veleno in questo caso, perché l'abbiamo seccato subito. Quindi sì, infatti, se togliamo di mezzo i Pokémon avversari al primo colpo, quindi non ci fa fare danno da veleno. Questo è abbastanza importante, abbastanza interessante, anche se ora come ora dovrei anche smetterla. Che c'è? Ho trovato roba. Che cosa hai trovato? Pidgeotto, cosa hai trovato? Che cosa però? Dimmelo. Una baccabana. Bene. Mi avete anche detto di non utilizzare le bacche perché danno un botto di bonus, anche troppi. E lì c'è un Antossenshiro, però c'è un oggettino. Direi che poi ci salitiamo qui perché mi sa che ci siamo. Pistrolfo trova un revitalizzante. Urca però, No! Ho cercato di evitarlo all'ultimo in Rattata, ma non ci sono riuscito. Ah! Facciamo fuga subito e andiamo a leggere il cartello, che dovrebbe essere un cartello, credo, comodo. Percorso 3 per il Monte Luna. Aha! Va bene, allora, prima di parlare con il ragazzo, direi che per questo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu ci salutiamo qui. Io vi ricordo, se vi va, di aspettare un attimo perché c'è un Mankey. Credo sia un Mankey, almeno, se non ricordo male i nomi. Sì, grandi Mankey, grande, bello ricordarsi i nomi giusti. È soddisfacente. Ah, l'ho preso, l'avevo preso bene, però purtroppo ho fatto una castroneria. Alla prima. Grande, grande, l'ho fatto eccellente, peccato. Hai catturato Mankey? Vediamo un po' com'è questo Mankey, in questo caso. Più che altro volevo vedere anche quanti... di che livello era, nel suo caso. I dati di Mankey sono stati inseriti nel Pokédex, bene. Pokémon Shimpanzé, Suimpanzé, non Shimpanzé, Suimpanzé, bellissimo. Perché infatti c'ha la faccia da maialino, guardate. Pokémon Lotta. Un Pokémon agile che vive sugli alberi, è molto irascibile e non esita ad attaccare chiunque gli capiti a tiro. Cattivissimo! E anche questo Mankey sarebbe da mettere in squadra. Sarebbe per forza da mettere in squadra. Ok, allora, per questo episodio, dicevo, ci salutiamo qui e ci vediamo al prossimo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu. Alla prossima!